Con lei in pieno inverno sono stata a Cortina, sulla neve. In primavera mi ha portato nelle verdi campagne dell'Umbria e della Toscana. Sto parlando della più giovane principessa inglese, la Freelander 2 di Land Rover. Compatta, elegante, dinamica e tecnologica. Dimenticate certi vecchi modelli fuoristrada. Qui saliamo su una vera automobile, con capacità tecniche e robustezza straordinarie, e comunque tali da portarvi quasi ovunque, anche se non avete mai fatto fuoristrada prima d'oggi, e per voi deserti e discese mozzafiato sono cose da 007. Nonostante queste sue particolari caratteristiche, Freelander 2 si comporta bene anche in città. Cominciamo dicendo che è bella ed è anche molto ammirata e, a differenza di molte sue cugine circolanti, mantiene classe e fascino tipicamente British, per i quali vi sentirete a vostro agio anche in una caccia alla volpe con tweed, Shetland e cappello piumato. Dimentichiamo la grossolaneria di certi plasticoni di oltre Europa, qui siamo nel vecchio continente e tutto è sobrio ed elegante. Le sue dimensioni sono contenute e la sua agilità e guidabilità notevoli. Gli interni eleganti e confortevoli, versatili, spaziosi e con grande visibilità per viaggiare in tutta sicurezza su ogni terreno godendosi il panorama. Freelander 2 si è veramente evoluta da ogni punto di vista, nell'eleganza degli interni, nella tecnologia con l'Hill Dash and Control, nell'economia dell'uso pur con migliori prestazioni. Proprio per parlare di motori e prestazioni, ecco la scheda tecnica di questa Freelander che ho guidato per voi. L'allestimento della Freelander 2 guidata da Nicoletta è quello SE-TD4, costa 37.500 euro di listino. È equipaggiata con il motore 4 cilindri a gasolio di 2,2 litri con 160 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia a 2000 giri per minuto. Il cambio è automatico a 6 velocità. Velocità massima 181 km l'ora ed un'accelerazione da 0 a 100 compiuta in 11,2 secondi. Il consumo nel ciclo combinato, il valore più indicativo e vicino alla realtà giornaliera per noi automobilisti, è di 8,5 litri di gasolio per 100 km. Non entriamo nel dettaglio della lista di optional della SE, che comprende le dotazioni di base della E e della S, ma tra gli accessori più interessanti e qualificanti per l'auto ci sono i cerchi in lega da 17 pollici, i sedili in tessuto e pelle con regolazione elettrica, i sensori di parcheggio ed un eccellente impianto audio Alpine con lettore MP3 e 9 altoparlanti. In più, la Freelander di Nicoletta aveva fari allo bixeno, cerchi da 18 pollici e il navigatore satellitare con schermo a colori. Una personalizzazione specifica acquistabile separatamente con un extra di poco più di 3.000 euro.